Ore 2:11 della notte, eccoci qui attrezzati per l'ennesimo scherzo agli anziani. Salute. Ecco il nostro autista della serata, il signor Ivan Rosano. Cristian Rosano. Però ci assomiglia. Ecco, sì, è già il fratello, è Cristian. Ecco, torniamo, andiamo dietro. Ecco l'artefice della strambazzata di stanotte, la signorina Cristina. Accompagnata dal suo uomo della vita, bodyguard, carissimo Daniele. In caso di pericoli, io intervengo, altrimenti rimango fermo. Vediamo il terzo piano, gli anziani, dove dormono i sonni tranquilli che ancora per poco saranno sciupati, ecco. E soprattutto che stasera sarà proprio Cristina a suonare il suo campanello. L'immagine certamente sono io. Sicuramente no. Ed ecco che con loro ci sono anche io. Me medesimo, sinceramente ragazzi, beh, manco io, manca tutto. Quindi iniziamo con lo scherzo. Vai, si gira. Ecco il campanello. Gli anziani, siamo pronti? E vai! 2, 3. Vai, ininterrotta, vai, continua! Non ti preoccupare finché non senti che ti rispondono, insisti. Sì. Vai, andiamo, devono rispondere. Dai. Io vedo se mi affaccio di sopra, va bene. Dai, falli rispondere. Ancora non si affacciano, ancora si devono risvegliare, sta prendendo coscienza in questi istanti. Dai. Se perdiamo un sabato ci restano male. Tradizioni su tradizioni. Dai, insisti! Oh, ma dico io. Sì, tu non dici niente, non essere il nostro servizio, scusa. Infatti, dobbiamo cambiare questi anziani. Insomma, bisogna mandarli via, ci vogliono quelli che rispondono. Li vogliamo operativi. Operativi li vogliamo! Oh! Ancora suoniamo, nessuno si sveglia. Ma come può essere? Addormisciuti, ma secondo me si sono sparati, boom. O hanno staccato il citofono, possibile magari, è possibile. E appunto, noi stiamo bussando, ma ci aprono? Questa è la domanda. Lasciano fuori. Insisti, no. Dai, abbiamo ancora 5 minuti e 10. Dai. Quando la rovescio? Sì, finché non dicono basta, non devono resistere più. Ma lo stai mangiando tutto? Sì, certo. Fino in fondo? Ok. Dai. Ancora 4 minuti e 55. Cambia mano, dai, non ti preoccupare. Mi rispondete per favore. Ci telefono al cellulare mentre vediamo se ce l'hanno attaccato. No, non penso. O se ce l'hanno senza suoneria. Però quando si fa il pisolino. Beh, se ne va in giro per tutta la stanza il cellulare. Continua, va, interrotta. Che? Ai! Hey, Aiden? Yes, I'm Katie. What? Hello? Hello? What's he doing? Hey! What? Era quello nuovo? Sì, era Young. Young, tu ancora sei nuovo, queste cose non le puoi capire. Fra qualche mese inizierai a capire perché i tuoi colleghi se ne sono scappati.